Nel segno della pace, quella vissuta da tutti noi nel quotidiano, si è svolto ad Ischia il 35° congresso del distretto 2100 del Rotary, che ha visto la partecipazione di circa 400 delegati, in rappresentanza di ben 82 club della Campania, della Calabria e del territorio di Lauria. Il Rotary è l'unica organizzazione umanitaria che ha un suo rappresentante all'ONU, per l'impegno che dal 1905 profonde nell'affrontare i problemi degli ultimi e soprattutto dei più giovani, come nella lotta alla poliomielite, con oltre 2 miliardi di bambini vaccinati nel mondo in 25 anni di solidarietà. Il presidente Sakuji Tanaka, giapponese, ha con il suo motto "La pace attraverso il servizio" sottolineato il bisogno che tutti quanti noi dobbiamo sentire nell'aiutare le categorie più svantaggiate, nel sostenere i progetti futuri dei giovani che sono il nostro futuro. Facciamo pace nel momento in cui combattiamo le malattie, facciamo pace quando cerchiamo di alleviare le povertà, la sete, facciamo pace quando distribuiamo borse di studio ai giovani, quando li favoriamo gli scambi e le integrazioni tra i giovani dei diversi paesi.